trifolati, risotto ai funghi, funghi fritti, scaloppine ai funghi. Sono centinaia le ricette per portare in tavola uno dei frutti più gustosi del bosco, ma bisogna prestare attenzione dalla raccolta alla conservazione fino alla preparazione. Le insidie che si nascondono dietro questo saporitissimo alimento sono molte. Questi li devo confiscare perché purtroppo non sono in condizioni di edibilità, non possono essere mangiati e pertanto finiranno nel cestino e lei però si salverà da un bel mal di pancia e da una brutta esperienza. Grazie. Siamo al secondo piano della TS di Milano, all'ispettorato micologico si analizzano e si certificano i funghi portati dai cittadini. Negli anni qui sono state confiscate anche delle mortali Amanite falloidi. Nella maggior parte dei casi si tratta di funghi mal conservati o contaminati da vermi. Nel 2017 in tutta l'area metropolitana di Milano sono già stati registrati 18 casi di intossicazione da funghi, molti per il consumo di chiodini non correttamente preparati. Bisogna sgambarli, cioè tirar via il gambo in modo tale da togliere una parte che è particolarmente fibrosa e difficile da digerire. Dopodiché i funghi vanno buttati in acqua bollente per un quarto d'ora, 20 minuti, l'acqua va eliminata e i funghi una volta scolati possono essere cucinati come meglio si crede. Anche per il re dei funghi, il Boletus edulis, meglio conosciuto come porcino, ci sono delle avvertenze se consumato crudo. Sarebbe meglio consumare porcini giovani, quindi non quelli troppo sviluppati, mangiarne in quantitativo ridotto e questo in generale per i funghi sarebbe comunque opportuno non consumare pasti a base di funghi in modo ripetuto. Qui siamo a una lezione pratica del gruppo micologico milanese, da 20 anni organizza corsi e uscite sul campo. Vediamo la classica specie autunnale di famosi chiodini. Sono pochi ma fondamentali i consigli per chi vuole cimentarsi nella ricerca dei funghi. La base è quella di raccogliere solo funghi, unicamente quelli che si conoscono. Se non si conoscono bisogna portarli presso i centri qualificati, soprattutto poi portare cestini di vimini, quindi la raccolta del fungo deve essere fatta perfetta, integri, i funghi vanno sempre raccolti integri, mai tagliati. Tutta la Lombardia, in particolare l'Oltrepò, è ricchissima di ambienti favorevoli alla crescita dei funghi, ma per ora il 2017 non sta regalando particolari soddisfazioni ai cercatori. Quest'anno è un'annata pessima, un'annata molto calda, molto asciutta, ventosa e quindi c'è ben poco. E per chi ha avuto